questa formazione anomala di macchie con queste concentrazioni di fitoplancton così elevate, insomma, sono un elemento di preoccupazione, perché avere dei limiti di cianobatteri superiore a 20 milioni di cellule per litro, con un livello di tossicità specifica all'incirca del 96%, 5 volte superiore al valore limite, insomma, questo solleva qualche preoccupazione. Vedere un lago che un giorno sì e l'altro pure c'ha delle chiasse o di una materia o dell'altra non mi pare che sia una cosa tanto simpatica. Noi abbiamo quindi ribadito la necessità di fare un intervento di bonifica delle acque del lago, di mettere a norma i depuratori perché non funzionano, né quello a monte né quello a valle, e poi di risistemare la rete idrica e soprattutto le condutture, quelle che riguardano i paesi del lago, che sono sicuramente vecchie e obsolete. Insomma, c'è un problema ambientale, c'è un problema di inquinamento. Il problema, tra l'altro, non riguarda soltanto il lago di Isea. No, non riguarda il lago di Isea, riguarda tutti i laghi, ma in particolare il lago di Isea, perché essendo il più piccolo e quello con un minor ricambio d'acqua, è quello che ha, diciamo così, i problemi maggiori sotto il profilo dell'inquinamento. In più c'è anche la questione della passerella, e cioè gli esperti avevano consigliato di lasciare in fondo questi 150 ancoroni di cemento che erano stati messi per appunto ancorare la passerella, si è voluto far di testa propria e alzarli. Questo sommovimento qua avrebbe creato un rialzamento di tutto quanto era nel fondo e provocato un'ulteriore diffusione e dispersione nel lago di tutte quelle presenze inquinanti che col tempo si sono concentrate al fondo, in particolare quelle metalliche, ma non solo quelle metalliche. Insomma, c'è un'emergenza lago che diventa sempre più caldo e, come dicono appunto gli esperti, è una specie di brodo pieno di fosforo, dunque ricchissimo di sostanze proteiche, di colibatteri, che vanno in un qualche modo assolutamente ridotti, se no perde la sua vita, anzi la sta già perdendo, e il suo ecosistema va al diavolo. Quindi abbiamo provocato le amministrazioni per dire, insomma, adesso dopo Cristo cerchiamo anche di curare questo benedetto lago.